Sindaco. Grazie Sandro, grazie Presidente, buonasera a tutte le consigliere, i consiglieri, Enrichetta Barbati, funzionari, dipendenti, tecnici. Vi ringrazio tutti e sono contento davvero, seppur così a distanza, di potervi ascoltare e confrontarmi. Quindi comunque lo considero oggi un momento importante di cui avverto la responsabilità e anche il piacere di confrontarci. Mi auguro che sia l'ultimo consiglio comunale che facciamo in questo modo e quindi condivido anche l'auspicio di Enzo Moretto, anzi io direi che programmiamolo già un consiglio comunale, questa è la mia proposta, a Maschio Angioino dal 18 maggio in poi, perché saremo nella seconda fase della fase 2 come ci auguriamo e quindi con tutte le cautele ritengo che tra il 18 e il 31 maggio un consiglio comunale deliberante si può assolutamente tenere, consiglio comunale, perché siccome e vi ringrazio, dei vostri interventi. Io credo sia assolutamente necessario in questa fase il Consiglio Comunale. Non se ne può prescindere. Siamo eletti dal popolo, perché io oltre ad essere sindaco sono anche consigliere comunale e proverò, per quanto è possibile, ovviamente, non do un'aspettativa di risultato, ma sicuramente di metodo, a provare ad affievolire in questo momento anche le differenze che ci sono, che è giusto che ci siano, tra maggioranza e opposizione, perché credo che in questo momento per poter ripartire o ripartiamo tutti insieme oppure diventa davvero molto complicato. Ed è anche per questo che ho ritenuto nelle prossime 2 settimane di incontrarvi come gruppi politici, chi ha il gruppo, chi sta nel gruppo misto, per preparare anche al meglio il consiglio comunale prossimo che si farà, perché ritengo che da soli veramente non riusciremo ad affrontare un'epidemia sociale ed economica che ormai è sotto gli occhi di tutti. Sarò anche io breve, però anche io mi associo e anzi chiedo di fare una vera e propria commemorazione dove siamo presenti anche fisicamente a maggio, sia nei confronti dei tanti deceduti, che sono tanti. Certo, non abbiamo i numeri di alcune regioni del Nord Italia, ma sono nostri concittadini che meritano un minuto di come lo merita Aldo Masullo, grandissimo filosofo della nostra città, un filosofo senza confini, così come lo merita Pasquale Apicella, cui va tutta la nostra solidarietà, il mio cordoglio personale, ovviamente condivido, vado per brevità per non consumare il tempo. Queste persone meriteranno tutte, nella maniera che sapremo dare con le nostre capacità, quel minuto di raccoglimento in cui ci stringeremo alle loro famiglie. Così come mi sono appuntato tutti i 37, sui quali non intervengo ora, però tranquillizzo tutti, da Lanzotti, che ci sarà il coinvolgimento del Consiglio Comunale. Poi non è che smentisco tutte le bufale, in questi giorni si leggeva di una pedonalizzazione surreale a via Nillo Falcone. Così come voglio tranquillizzare il sempre attento Nino Simeone, che purtroppo, ahimè, caro Nino, lo Stato ci ha tolto il potere di ordinanza in questa fase, quindi il potere di ordinanza ce l'hanno le regioni e ce l'ha il Presidente del Consiglio, non con le ordinanze ma con il decreto. Io sono d'accordo con te, però politicamente, quindi mi impegnerò al massimo perché io ritengo che i mercati, come in altre parti del nostro paese, vadano mantenuti aperti. Ma viviamo momenti difficili. E anzi, io mi auguro che ci sia poi un dibattito anche in Consiglio Comunale, perché il nostro Consiglio ne ha le qualità professionali e non solo professionali per farlo, sugli equilibri degli assetti istituzionali del nostro Paese. Perché, guardate, ieri abbiamo ascoltato, l'altro ieri, tutti quanti, no? Più o meno l'attenzione che ci contraddistingue, le parole, gli auspici e i dispositivi del Presidente del Consiglio. E oggi, pochi minuti fa, è già intervenuta un'ordinanza del Presidente della Regione Campania che va come dire, in una direzione totalmente opposta rispetto a quella del Presidente del Consiglio, diametralmente opposta rispetto alla sua ordinanza di qualche tempo fa. Lanzotti citava il caso surreale, vero, sul quale anche se anzi siamo intervenuti per cercare di far rettificare alla Regione che ha compreso l'errore, che ha previsto pizzerie e ristoranti, si è dimenticato le rosticcerie, i pub e altro. Insomma, siamo di fronte, ve la dico brevemente, a un coacervo di situazioni che sarà ancora peggio nella fase 2. Perché su di noi ovviamente, su di me innanzitutto come sindaco, su di noi come amministrazione, ma anche su di voi, in quanto consiglio comunale, ricadrà il peso poi di tutta la fase 2. Pensate su
esempio, no? Il sindaco può chiudere alcune strade da lunedì, poi vediamo che dice De Luca, che sicuramente cambierà qualcosa, ma allo Stato può chiudere alcune strade in cui c'è assembramento. Immaginate un po' il dibattito che si accenderà nella nostra città. Quindi io credo che ci aspettano fasi confuse, fasi contraddittorie, dove si inciderà sulla libertà delle persone. Questo è un altro tema, lo dico come titolo, sempre per essere breve, su cui io mi aspetto dal Consiglio Comunale, dalla maggioranza e dall'opposizione un dibattito elevato, perché noi abbiamo il primo diritto, chiaramente, su cui siamo impegnati, lo diceva prima la consigliera Matano e condivido, cioè siamo tutti impegnati a salvaguardare innanzitutto il diritto alla salute, però non ci dimentichiamo che più andiamo avanti, insieme al diritto alla salute, ci sarà qualcuno che proverà anche a consumarci altri diritti, quindi lavoriamo con molta attenzione sulle libertà personali, sulle libertà di movimento, su tante libertà, e non ci dimentichiamo che mentre il Covid in qualche modo lo stiamo contenendo, altre patologie camminano senza che le persone si possano andare a curare, se stanno in casa, senza che nessuno li visita, senza che nessuno li controlla. Non voglio parlare del disagio psicologico, perché là ormai è una situazione particolarmente complessa. Quindi, andando un po' per quello che è l'oggetto di questo consiglio, il presidente Fucito mi chiedeva della situazione sanitaria. La situazione sanitaria che voi conoscete è una situazione seria nella nostra città, ma non siamo stati attraversati dallo tsunami del virus. Io credo soprattutto per la capacità delle popolazioni meridionali, ma qua parliamo di Napoli, a comprendere e intuire quello che stava accadendo in Lombardia e nel nord, chiuderci bene in casa, perché la stragrande maggioranza dei napoletani, li dobbiamo solo ringraziare, qua spero di dare il pensiero anche vostro, comunque parlo a titolo personale, in questo caso io mi sento di ringraziarli perché hanno avuto un comportamento esemplare, avere un virtuosismo e una pazienza, soprattutto in alcuni contesti della nostra città in cui si sta in tantissimi, in pochi metri quadri, non è una cosa scontata, e credo che questo sia stato il motivo determinante, oltre al lavoro encomiabile dei medici, degli infermieri e del personale sanitario, che anche mi sento da sindaco e da consigliere comunale di ringraziare in questa sede, perché anche in condizioni spesso di strutture e risorse non adeguate stanno facendo un lavoro davvero eroico che ci viene riconosciuto a livello nazionale. Quindi i numeri sono poco meno di 900 infettati, ovviamente siamo anche la regione che ha fatto il minor numero di tamponi, quindi è verosimile che sono molto di più. Questo abbassa anche il tasso di mortalità, che comunque è alto anche da noi in percentuale, ma alle altre regioni, e nelle ultimi 10 giorni viaggiamo a una media di 7-8 casi positivi al giorno. Quindi questo farebbe auspicare che intorno a metà maggio noi potremmo stare al contagio zero. Ovviamente c'è la variabile un po' indipendente di come ci comporteremo tutti quanti noi dal 4 di maggio, ma anche in queste ore, perché la sensazione è un po' che ci sia un rilassamento che è anche psicologicamente comprensibile, però invece noi dobbiamo fare, credo come Consiglio Comunale tutto, io lo faccio, un appello a essere responsabili, attenti, maturi, rispettosi delle prescrizioni, altrimenti buttiamo a mare o all'aria tutto quello che di buono abbiamo fatto di questi tempi. Un ritorno all'indietro sarebbe un disastro, io credo che dal punto di vista non solo psicologico ma anche economico e sociale non ci riprenderemmo più, se dobbiamo ritornare poi dopo essere gradualmente usciti dal lockdown, ritornare a un blocco totale. Quindi la fase sanitaria, noi abbiamo dato ovviamente il contributo massimo che potevamo dare nell'ambito però di ordinanze che sono state ovviamente quasi tutte di competenza dello Stato e delle regioni. Gli interventi più significativi, dove devo dire se sono state ascoltate le commissioni e che io difendo, ma non perché faccio il sindaco, ma perché ho visto come hanno lavorato dipendenti comunali, dipendenti delle partecipate, giunta e tutti davvero in maniera encomiabile, e devo dire credo che in Italia non siamo secondi a nessuno, sulla capacità che abbiamo messo in campo con le risorse date per intervenire nelle famiglie poverissime. È chiaro che noi dovremmo andare a più fasce, a più persone, allargando le fasce di povertà, ma come tutte le persone che parlano dati alla mano e non solamente con opzioni politiche, sanno che se il governo non rifinanzia, come si è impegnato a fare, la misura di sostegno ai comuni, questa seconda fase non verrà, perché le donazioni private, per quanto generose, ringrazio le tante persone che ci hanno fatto arrivare a oltre 100.000 euro,
non è che potremmo salire molto di livello. Il comune non so come ci ha messo delle risorse, insomma, ci auguriamo che il presidente del Consiglio Conte mantenga l'impegno. Allora sì, nel prossimo bando sicuramente terremo conto di quelle che sono le proposte, che sono anche le nostre, di andare in quelle fasce di povertà non assolute. A ieri, che era lunedì 27 aprile, siamo arrivati come domande ammesse a 130.000 persone della città, che vi assicuro, credo che sia un motivo di soddisfazione, no? Non per l'amministrazione, io penso per la città, e quindi condivido da questo punto di vista l'appello all'unità che hanno fatto diversi. Altre cose sono le critiche, perché, anzi, ben vengano le critiche, perché sicuramente ci saranno stati errori, sicuramente ci saranno state manchevolezze, però come qualcuno di voi molto intellettualmente onesto ha sottolineato, insomma, in questa è una fase dove non abbiamo precedenti, nessuno di noi si è mai trovato ad operare. Eviterei perché cerco di farlo io e sinceramente invito tutti a un bagno di umiltà, perché è davvero complicato dover gestire situazioni di questo tipo, dove spesso ti trovi anche da solo. La gran parte delle persone è smart working, molte persone hanno paura, ci sta chi lavora in prima linea, chi si è assunto delle responsabilità, chi ci ha messo la faccia, chi si è infettato, chi si è contagiato. E a proposito, fatemi abbracciare in particolare tra di voi a Mario Coppetto, ovviamente, che anche lui è rimasto infetto dal virus, ma lo vedo in perfetta forma, e questo mi fa ovviamente sorridere, mi fa, come immagino ognuno di voi, un grande piacere. Siamo intervenuti anche col Banco Alimentare di Mutuo Soccorso, quindi complessivamente la situazione la conoscete, non entro nel dettaglio perché anche le commissioni sono state informate, però noi proseguiamo con le derrate alimentari fin dove ci saranno le donazioni. Per quanto riguarda invece il Fondo Comunale di Solidarietà e il Cuore di Napoli, abbiamo ancora qualche risorsa, aspettiamo il decreto Cura Comuni, e qua vi devo dare un'informativa, scusatemi se mi pio qualche secondo, ma i Sindaci Uniti d'Italia, quindi tutte le appartenenze politiche, di tutte le collocazioni geografiche, abbiamo fatto una proposta molto importante al governo, un fondo di almeno 5-6 miliardi, una riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità, insomma un allentamento di una serie di vincoli, interventi sul mondo della cultura, delle imposte, delle tasse. Finora la risposta del governo, devo dire, tiepida, nel senso che ci sono una serie di impegni, di promesse, di attenzione, di ascolti, ma di concreto, finora, noi quello che abbiamo visto per i comuni è solamente quei 7 milioni e qualcosa che sono arrivati al comune di Napoli, in quota parte agli altri comuni d'Italia, che sono serviti per il fondo comunale di cui ho parlato prima, dove noi, devo dire, siamo arrivati con rapidità, senza intoppi burocratici, con concretezza, con anche una metodologia, devo dire, piuttosto all'avanguardia sul piano tecnologico e informatico. Sapete che abbiamo lanciato il Cuore oltre l'ostacolo, con una serie di misure nelle quali crediamo e che impegneremo il Consiglio Comunale, ovviamente, nel confronto nelle prossime settimane, perché riteniamo che se non diamo un segnale noi, aspettiamo l'Europa che comincia, l'Europa arriverà quando probabilmente la distruzione sociale ed economica del nostro paese sarà già in fase avanzata. Quindi l'idea di cancellare e aver previsto in delibera, ovviamente, oltre che l'idea, come atto di indirizzo, le imposte, i tributi e le tasse per tutte le attività produttive ed economiche per il 2020 è un segnale importante, perché impegna anche il governo a rifinanziare i comuni, impegna tutti, come dire, a mettere delle risorse ai comuni d'Italia che altrimenti non potrebbero garantire nulla. Pensate alla cultura, che da noi si finanzia con la tassa di soggiorno, che cubava circa 15 milioni di euro per quest'anno, non pigliamo nulla, quindi se il comune, se il governo non interviene, è evidente che noi non abbiamo più risorse. E qua sovvengo, apro e chiudo brevemente una parentesi su Napoli Servizi, per tranquillizzarvi, come dire, che non esiste per nulla un'ipotesi di cassa integrazione così come prospettata, diciamo correttamente, dal consigliere Andreozzi, perché ovviamente lui era a conoscenza di quella che era un'ipotesi dell'azienda, ma noi stamattina abbiamo fatto anche una riunione, nonché ieri sera, e ho spiegato a tutti che se noi lanciamo il Cuore oltre l'ostacolo e ci impegniamo, come dire, con tutte le forze, anche a mani nude, a reggere una città, non è possibile che altri mettano i soldati che devono combattere nemmeno negli spogliatoi, ma in tribuna. Assolutamente fa la battaglia. Diverso è se ci sono singole persone che hanno situazioni particolari, che non possono essere riconvertite in altre attività perché hanno delle patologie particolari, allora in quel caso si può ricorrere alle ferie, il congedo, cassa integrazione
per un periodo limitato, ma su questo non consumo il mio tempo. Quando vorranno rosare gli altri, sono pronto a un confronto, ovviamente ne parleremo in commissione, ma mi sento di rassicurare tutti che noi adesso abbiamo messo in campo e vogliamo coinvolgere il Consiglio Comunale un piano di, chiamiamolo, di riconversione del personale. Faccio un esempio: ci sono tanti che non hanno potuto lavorare in questo periodo perché le scuole sono chiuse, perché alcuni servizi non sono stati resi, e queste persone, come altre, tante altre articolazioni del comune e delle partecipate, devono essere utilizzate per servizi che andremo a fare nella fase 2, nella fase 3, nella fase 4. Questo conviene alla città, conviene soprattutto alle fasce deboli, pensate ai bambini, anziani, diversamente abili, conviene per rendere più decorosa e più bella la nostra città, conviene per intervenire, vado sempre per brevità, perdonatemi se vado per titoli, su tanti servizi, e questo conviene anche al personale che altrimenti rimarrebbe senza risorse, non prenderebbe una serie di salari a cui probabilmente può avere diritti, e insomma tante somme che sono lì accantonate, che sono state anche finanziate e previste, ma che non sono ancora state spese. Quindi un patto importante per la ripartenza che tenga i lavoratori, che tenga dentro i sindacati, ovviamente il Consiglio Comunale, l'ho già detto prima, le forze sociali, le forze produttive, e quindi non esiste che noi facciamo questa battaglia contro l'epidemia sociale ed economica che rischia poi di diventare contagio criminale se non abbiamo tutte le forze in campo ad operare. Però è chiaro, non facciamo finta di non capire un dato, che noi non incassiamo più nulla. Quindi voglio dire, è chiaro che c'è la legittima preoccupazione dell'amministratore delle partecipate, come del sindaco, come dei consiglieri comunali, come degli assessori, che se non arriva da parte dello Stato, mi pare lo diceva anche Sgambati prima, poi l'Europa quello che fa, ma io parlo soprattutto allo Stato, un'iniezione di liquidità, un indebitamento, insomma, se non mette in campo lo Stato un'economia di guerra, i comuni cadranno come birilli. Per ragioni di privacy non vi faccio leggere la chat di tutti i sindaci delle città metropolitane, ma vi assicuro che se non si fa il cura comuni in tempi rapidi, io penso che i comuni cadranno come birilli, e quindi noi non saremo più in grado di garantire alcuni servizi. Altro che piano trasporti per il 4 di maggio, il piano trasporti lo riusciamo più o meno a salvare, perché un ventesimo delle persone saliranno sulle funicolari, le metropolitane e gli autobus, ma altrimenti non ci sarebbero proprio le condizioni. Quindi da questo punto di vista mi fa piacere che Laura Bismuto abbia citato anche la delibera sul debito, perché è una delibera che noi avremmo voluto già fare in tempi di pace, abbiamo approfittato di questi tempi di pandemia per dare anche qui un segnale che noi non possiamo riprendere una città, riscattare una città, rinascere, fare quello che dobbiamo fare, perché ci chiedono i nostri concittadini, che non ci chiedono campagne elettorali, ma ci chiedono impegno per il bene comune, farlo se dobbiamo pagare pure gli interessi per il debito di quando io avevo 13 anni, che era il terremoto dell'80, oppure l'emergenza rifiuti. Insomma, diamo anche un segnale che a questo punto, se il paese deve ripartire, il virus è stato una livella, che sia una livella davvero per tutti, e che la terza città d'Italia, il Mezzogiorno, il nostro paese, possa partire in condizioni di uguaglianza da parte di tutti. Ovviamente le cose da dire sarebbero moltissime, mi farebbe piacere ascoltare tutti voi, ovviamente, e poi al limite aggiungere qualcosa alla fine. Per appunto chiudere su questo, è chiaro che credo che noi dobbiamo essere bravi, e sono convinto che il Consiglio Comunale lo può fare, lo sa fare, per preparare al meglio i mesi di maggio e giugno, per poi provare a dare una ripartenza significativa alla città nel mese d'estate, perché non c'è dubbio, lo sapete perfettamente perché vivete come me la città, che il rischio concretissimo che dal 4 di maggio, quando cominceremo a vedere nel volto qualche persona in più, noi raccoglieremo disperazione, lacrime, tragedie, perché c'è gente che veramente ha perso il lavoro, che non ha più denaro, che teme di non riuscire ad alzare più la sala cesca del negozio, ed è talmente preoccupato che preferisce non aprire, probabilmente per apprendere la dura realtà che non riesce a coprire i costi con i ricavi. Quindi la situazione è davvero tragica. Quindi da questo punto di vista penso che però la nostra città ha le risorse umane, ha le risorse politiche, ha le risorse anche professionali, di creatività, di fantasia e di energia per ripartire. Quindi noi ci stiamo preparando, ovviamente informeremo le commissioni, informeremo il Consiglio Comunale, io vi dirò poi nel dettaglio quando ci incontreremo nei prossimi giorni, perché altrimenti qua avrei dovuto parlare un'ora, quindi ho cercato di fare un ragionamento più di carattere generale. Su qualche altro punto sicuramente interverrò, magari alla fine qualche altro minuto, su vostre eventuali
sollecitazioni. Quello che vi posso dire è che davvero personalmente, ma anche la Giunta, con uno spirito di grande amore per la città, ha lavorato tantissimo in questi giorni e anche per noi non è stato facile non poter avere un confronto col Consiglio comunale come nostra cittadinanza, perché il confronto non lo riusciamo a farlo a noi. Diceva Moretto, a me piace stare tra la gente e credo che ognuno di noi ha questo nel DNA, perché facciamo politica con passione, cioè stare tra la gente, ascoltare i consigli, prendersi anche le critiche, però ci mancano quegli abbracci e quelle strette di mano che chiaramente fanno della politica un qualcosa di profondamente passionale. Quindi io mi fermo qua, vi ringrazio di avermi ascoltato, ovviamente resterò fino alla fine a ascoltare con attenzione tutti i vostri interventi. Grazie, sì.